father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Ciao a tutti alzati e bentornati a Setti Gaming, siamo qui con il vostro comando Wolf su Grizzly Valley. Allora, questo gioco di cosa si tratta? Saremo dei cacciatori che dovranno uccidere dei grizzly in mezzo ad un complesso cittadino. Allora, la prima volta lo avvio con voi, non so a che cosa andremo incontro. Ok, cominciamo dentro una piccola casetta, vediamo che c'è molto, che è? Bevanda energetica, riduce la stanchezza, prendere, vai. Frigorifero non si apre. Hello Mike, are you still at home? Oh, oh, attenzione, la zoccoletta ha detto che ci sei a casa, ti sto aspettando. Perfetto, stasera si scopa, raga. Stasera si scopa, che c'è qui? Setto vuoto. Oh, aspetta. Che è sta roba? Oh, attenzione, munizione da 32 mm. Perfetto, altre munizioni. Queste se le ciucciamo tutte, 2 kg, in quello quanto pesano. Io questo volevo. Cowboy, felice. Fucile pesante da 6 colpi. Usa le cartucce calibro 38, che noi non possiamo prendere perché. Perché no. Ma che cazzo te sono fa? È fantastico. Noi possiamo prendere perché siamo pieni, quindi dovremmo gettare qualcosa. Però mi sa un peccato a me buttasse munizioni. 4 kg su 10. Però vabbè, tocca buttarle. Dai, prendere un fucile. Ragazzi, vado a trovare munizioni calibro 38. Perché altrimenti abbiamo soltanto fucile calibro 32. Ci facciamo cazzi. Quindi vediamo un attimo in giro. Guardiamo un attimo dentro i cassetti. Ecco. Oh, aspetta. E vai a cagare, pia questa qui. Eccola qua. Una detective, la rivoltella compatta con le cartucce calibro 32. Perfetto, questa ci piace. E vai a cagare però. Beh, mi sembra una bevanda energetica. Ok, adesso ci dovrei rientrare col peso. Perfetto. Ci abbiamo una rivoltella, questa che è? Polvere da sparo. In presenza di polvere da sparo, le bestie saranno un po' meno disposte a comunicare con lei. Ah, perché io ci parlo con l'orso, logicamente. Salve, signor orso, la prego, non mi uccida. Non mi spelli. Sì, ma ho capito, ma il peso, cioè, è veramente troppo poco. Vediamo un po' un attimo, prima di buttare roba. Vediamo un attimo se in giro. Qui c'è un sacco di robetta. Vediamo se per caso trovo, non so, uno zaino o qualcosa. No, ecco, i cassetti sono sempre totalmente vuoti. Ma cazzo, signor Michael, nemmeno un paio di mutande dentro il cassetto ce le volevamo mettere oppure no? Cioè, stiamo tutta la settimana con quelle. Cazzo, ma poi niente. Ant Wiki, ecco, perfetto. La Wikipedia dei cacciatori. Con la foto di un grizzly. Hello Mike, are you still at home? Sì, I'm waiting for you. Arrivo e te lo tronco del culo, aspetta un attimo. Sono un attimo impegnato adesso. Devo trovare delle munizioni grosse. Oh, aspetta, un bendaggio. Dai, un po' subiare. Che cacchio. Un bendaggio, almeno un bendaggio, il tablet. Niente, poi dobbiamo un cazzo, un po' dobbiamo bere. Cioè, io dovrei andare a caccia solo con una pistola da 32 mm. Cioè, vedi, mi scoppiano. Un po' quindi vorrei che è il suo casino. Ah, il nostro furgone. Noi logicamente lasciamo il furgone acceso perché almeno dice che consuma la nafta e va bene così. Tanto lui la nafta non la paga. Io però vorrei andare. Vorrei andare a comandare col trattore. Col trattore in tangenziale vorrei andare. No, ecco, non me ci manda. Vabbè, facciamo un attimo il giretto della casa, tanto per vedere se per caso ci sono orsi nelle vicinanze. Ma posso tirare fuori la pistola? No, ok. Non posso tirare fuori un cazzo a casa. Quindi io direi, vabbè, chiamo il furgone e vediamo dove ci porta. Sei sicuro? Sì. Ho un po' paura, vi dico la verità, perché sinceramente andando in giro solo con una rivoltella e pochi colpi. Oddio, è un po' più brutto del previsto. Tira un po' fuori subito la rivoltella, va. Colpi, carica, testina di tutto merito, cazzo. Andrò a buttare i colpi, ok. Oh. Oh. Poi c'è sto rumore inquietante quasi de... Che è? Torcia elettrica. Prendi. Ok, me l'ha fatta prendere perché... Ma non so come si accende io adesso. Oddio, che sta sti rumoracci. Non so come si usa la torcia. Ok, la devo prendere in mano. Se mi sbatto cazzo, io devo in mano la torcia. Oh. Dove devo andare? Ricordate, non lasciamo mai la strada principale perché sennò non è il cazzo trovo il furgone io, eh. Ehi, orso! Ho una rivoltella, non ho paura di usarla. Vattene da qui. Ho paura, raga. Poi, cioè, senti, c'è tutto sto rumore che mette un'ansia pazzesca sto gioco. Oh. Oh, che era? C'ho la paura in corpo, c'ho. Oh! Un orso, raga. No, aspetta, non ne posso sparare da qui. Sprecherei solo proiettili. Non so se lo devo andare a ammazzare oppure no. O forse lui verrà da me. Guarda quanto è grosso. Vedo un po'. Cioè, voglio provare se ci chiappo. Oh! Ah, gli ho preso il matto, raga. Gli ho preso il matto. Ah, non ti incastra qui. Mettete qui, che forse si bugga.
chi cazzo, cioè non fa un cazzo sta rivoltella di merda. Ma io lo so acchiappare, mica lo so io se lo so acchiappare. Fa solo della del brutto rumore. Vieni qua, guarda quanto corro però. Ma che cazzo sta a fare? Sta a fare sì che sorso. Voglio entrare qui dentro, raga. Signor Orso. Signor Orso, sono qui, la sto cercando. Ma che c'è? Sta a fare giro giro tondo. Ma dove cazzo è ito? Crepa bastardo di orso. Non fuggi. Ho finito i colpi, raga. Quattro colpi. Se non crepa con questi quattro colpi sarà un casino. Venga qua, orso, non fugga. Non cincischi. Ma che cazzo è ito? Vabbè, piotta un botto l'orso però, eh. Raga, adesso ho rimasto quattro colpi. Spero ci sia solo quello d'orso e che sia abbastanza ferito, perché se scappo fuori ignorante gli famo cazzi. Qui ci vuole il fucile, raga, per la caccia grossa. Ok, un supermercato. Qui troverò sicuramente qualcosa di figo. Ok, sembra non esserci un emerito cazzo qui dentro. Mi scusi, signor commerciante, vorrei della merce. Siete stati tutti scannati dagli orsi, mi sa qui. La tonica con benzina. Non so a che cazzo possa servire, forse posso dar fuoco all'orso. O semplicemente una volta che l'ho ammazzato posso fare un barbecue con la benzina. Penso che lo scopo del gioco sia tipo venire in questa sottospecie di zona degli orsi, trovare la roba per poterli ammazzare il più possibile. Che c'è qui? Che è? Ma vaffanculo. Chiudiamo se dentro, almeno l'orso un po' non entra. Qui posso pure mettere la torcia, che non vedo un cazzo. L'atmosfera è alquanto inquietante, però, devo dire. Oddio, raga. Oddio, che ti fai? Dov'è? Oh, dov'è? Ma che cazzo è sopra? Oh, ecco, è qui. Oddio, raga, che ti fai? Che cazzo, hai raccolto su quattro proiettili, io. Aspetta. Tentiamo il fugone di mezzanotte. Via, bastardo! Ok, basta sparare una volta e lui fugge. Ok, perfetto. Questo gioco si sta rivelando più merdoso del previsto. Vabbè che Nidli Hatches se pensavo facesse cagà, ma così penso sia un po' troppo. Cioè, pensavo che l'orso bene o male venisse, attaccava, faceva qualcosa. Eccolo un altro. Ah, orso, ho un colpo per lei. Ma porca troia, gli ho preso il matto. È rimasto un colpo solo. Ma è sempre lui che fa tipo una sorta di teletrasporto. Ah, signor orso, ora le correrò dietro e prima o poi morirà. Che cazzo sei a fa? Guarda come ho dato la macchina, al più presto, raga. Se c'è il tablet, perlomeno. Ok, no, qui finisce la mappa, raga. No, devo ritrovare la macchina. Come cazzo faccio? Cioè, senza tablet non c'ho la mappa, non c'ho. Oh, cazzo, rieccolo! Ma che cazzo fai? Ma smette! Via! Dentro l'albero è passato. Sì, ma ora c'è un problema. Ho finito i colpi. Adesso io, a questo che cazzo io racconto la prossima volta che viene? Non può il fucile. Ma come cazzo lo tiene? Pure questo non c'ha colpi. Attenzione, aspetta, qui c'è un granaio. Dai, dentro i granai, ragazzi, hanno essere per forza le munizioni. Impossibile che non ci so. Guarda, eccolo! Oh! Aia! Entra, chiudi. Ma che cazzo sta a fare? Ragazzi, si è preso il matto sto orso. Oddio, mi sta a correre dietro! Mi chiappa! Bastardo! No, dai, vaffanculo! Come cazzo ha fatto? Guarda! Guarda che faccia felice che c'ha sto orso dopo che mi ha mangiato. Bastardo, non c'entravo niente io. Se sto gioco mettesse le munizioni da qualche parte, forse mi ero salvato, forse. Ah, l'ho preso perché ero così, ero un po' incuriosito da questo gioco. Ma devo dire che effettivamente sì, ha deluso molto le mie aspettative. Cioè, le mie aspettative già erano basse. Cioè, quindi sapevo che sarebbe stato un gioco di serie B. Però ho detto, vabbè, forse effettivamente sarà un po' simpatico da giocare. Cioè, ci si potrebbe fare qualcosa di carino. Forse una puntata verrebbe molto carina. Ma in realtà no, ha fatto veramente cagare su tutti i fronti. Quindi, ragazzi, se vi esce fuori Grizzly Valley in sconto, ok, lasciatelo stare, mettetelo nel cestino direttamente, non lo andate proprio a comprare. Quindi questo gioco andrà nella compilation, anzi nella playlist giochi di merda con Commando Wolf. Detto questo, ragazzi, io spero che perlomeno per questo breve video su Grizzly Valley, spero vi siate divertiti. Mi raccomando, condividete il video con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Un saluto a tutti da Commando Wolf. Ciao a tutti, ragazzuoli.